Buongiorno, bentornati all'Aria che tira estate. Ve la ricordate questa foto? È stata scattata poco più di 2 settimane fa a Roma, quartiere Cinecittà. L'Europa con Ursula von der Leyen promuoveva pieni voti il piano italiano del Recovery Fund. È fatta, abbiamo pensato tutti, adesso arrivano i soldi. Poi ci siamo distratti, prima con le beghe interne del Movimento 5 Stelle, poi con la zuffa sul DDL Zan e forse ci è sfuggito un dettaglio molto particolare. Quei soldi arriveranno, sì, ma a una condizione, fare i famosi compiti a casa. In una parola, le riforme, anche quella della giustizia. Ebbene, oggi è il giorno, il tempo dei rinvii e soprattutto dei tentativi di compromesso è finito. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, oggi si devono prendere le decisioni. La vera pietra d'inciampo è la prescrizione. La ministra Cartabia, ma anche il PD e tutto il centrodestra vorrebbero modificarla, ma i 5 Stelle ritengono che la riforma dell'ex ministro Bonafede resti un totem intoccabile. Finora il governo è riuscito sapientemente a preservare la propria agenda dalle polemiche quotidiane dei partiti. Riuscirci anche questa volta non servirà soltanto a tutelare il governo dalla sua maggioranza, ma a far sì che quei soldi dalla carta diventino moneta sonante. Subito dopo la sigla. Mi sembra impossibile che non ci sia Raffaella Carrà. E in un momento complicato come questo, Raffaella ci manca ancora di più. Semplificateci la vita. Non chiediamo né impunità né altro. Chiediamo più tutela. Non prendersele tutte per il solo fatto che fa il sindaco. Le cose si possono cambiare. Stiamo discutendo del DDL Zan. Non dico che chi è contro la legge Zan è come orfano. Ma cosa c'entra l'Ungheria? C'è bisogno di una legge. Se il DDL Zan andasse al voto così com'è. Andare allo scontro in aula significa non approvare nulla. Italia Viva. Lo voterebbe o no? Ma non ci si può fermare agli slogan. Matteo Renzi, ci tiene davvero al DDL Zan? Sei come Salvini, mi dicono. No, il paraculo che ha sempre dimostrato di essere in questi anni di politica italiana. Falso! Chi insiste sul DDL Zan mette a rischio il governo. È finita la fase dei giochetti. Chi chiede le firme per riformare la giustizia rafforza il governo. Eccoci qua, buongiorno, bentornati all'Aria che tira, benvenuti ai miei ospiti. Saluto Federico Geremicca, collegato con noi, editorialista e analista politico della Stampa. Saluto, la vedo collegata da Bruxelles, Simona Bonafè, europarlamentare del Partito Democratico. Vedo buongiorno. Davanti a me Pietro Senaldi, condirettore di Libero. È arrivato il giorno della riforma della giustizia. Condirettore, sappiamo che la giustizia è sempre un terreno molto scivoloso per tutti i governi. E lo è stato per quelli di questa legislatura, tanto il governo giallo-verde quanto per il governo giallo-rosso. Temi che si possa spaccare questa maggioranza su una riforma così importante, perché poi ce lo chiede l'Europa e da lì dipendono anche i finanziamenti del Recovery Fund. Infatti è molto ottimistico dire che è arrivato il giorno della riforma della giustizia. È arrivato il giorno in cui viene presentata questa che comunque è una riforma non completissima, no? Anche nelle intenzioni, poi adesso la valuteremo bene quando la illustrerà il ministro. È una riforma che sostanzialmente dice ai 5 Stelle: avete sbagliato tutto. Siccome i 5 Stelle, scissi, uniti, in un modo o nell'altro sono ancora la maggioranza schiacciante del Parlamento, è chiaro che si chiede ai 5 Stelle, per il bene dell'Italia, per questi soldi, di rinnegare se stessi. Un pezzo alla volta i 5 Stelle stanno rinnegando se stessi. Certo. E quindi poi i 5 Stelle sono anche molto condizionati da Grillo, dagli umori di Grillo, chiaro, da quello che fa, giustamente, essendo il fondatore peraltro. E quindi la partita è molto complessa. Certo, è molto complessa e secondo me non di soluzione così immediata come certo viene detto. Geremicca, sappiamo, i 5 Stelle stanno attraversando un momento complicato e la riforma della prescrizione voluta dall'allora guardasigilli Bonafede per loro è qualcosa di fortemente identitario.
A che scenario stiamo andando, verso quale scenario stiamo andando avanti? È possibile immaginare maggioranze variabili e sempre di più, visto che mancano appena 26 giorni dal semestre bianco? Ma insomma, lo stato di confusione nel quale versa il Movimento 5 Stelle in questa fase sicuramente non aiuta una soluzione, però insomma la proposta che è in discussione mi pare abbastanza equilibrata da una parte, e dall'altra parte diciamo si tratta di un testo che non esattamente l'operato dei 5 Stelle, perché comunque sulla prescrizione si interviene, viene posto un limite, insomma, quindi le condizioni perché i 5 Stelle possano dire sì al testo ci sono. Naturalmente molto dipenderà dagli equilibri che matureranno in questi giorni all'interno di quel movimento, insomma, che sono, come è evidente, spaccati a metà alla ricerca di una soluzione che certo non può prescindere però dagli impegni che hanno di fronte e quindi dalle posizioni politiche da tenere. Per esempio io immagino che su questo testo la posizione di Conte e di Grillo non sia coincidente. Credo che per Conte il testo sia un testo, come dire, digeribile alla fine, ma se Grillo invece ha in testa il problema di tenere l'identità dei 5 Stelle ancorata a quella che era 10 anni fa, allora è del tutto evidente che questo testo non è potabile per loro. Certo, proviamo a guardare allora la proposta e così arrivo ai miei due politici, perché nel frattempo ci ha raggiunto, e lo ringrazio, Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia. Il lodo della ministra Cartabia prevede in sostanza il mantenimento della riforma Bonafede per quel che riguarda lo stop della prescrizione fino al primo grado, però poi introduce dei limiti della durata dei secondo e del terzo grado di 24 mesi per l'appello e di 12 mesi in Cassazione. Quindi comunque una tagliola che non si chiami prescrizione a partire dal secondo tempo del processo interviene. Bonafè, lei crede che questa possa essere una mediazione che convinca i vostri amici del Movimento 5 Stelle a fare un passo, come diceva Senaldi, per il bene dell'Italia, per il bene di quel piano delle riforme? Ma guardi, intanto bisogna dire che di una riforma della giustizia che accorci i tempi dei processi c'è un grandissimo bisogno, per cui la correggo in parte. Non ce lo sta chiedendo l'Europa di fare la riforma della giustizia, anche se è vero che per concedere le risorse del PNRR ha chiesto riforme l'Europa, fra queste anche quella della giustizia, anche quella di una burocrazia più efficiente, insomma tante altre cose. Però più che chiedercelo l'Europa ce lo chiede l'Italia, cioè ce lo chiede il fatto che noi in Italia non possiamo avere fino a 1500 giorni per avere l'esito di un processo, quindi capisce bene anche chi ci ascolta che noi su questo dobbiamo necessariamente intervenire. Ora io, come potrà lei immaginare molto bene, rispondo per il Partito Democratico e non per i 5 Stelle. Certo. Le posso sicuramente dire che per il Partito Democratico la riforma proposta dalla Cartabia va esattamente nella direzione che le dicevo prima. Tempi nei processi celeri, un meccanismo della giustizia più efficiente che funzioni e garanzie nel processo, per cui poi vedremo che cosa la ministra proporrà, insomma sappiamo che sta lavorando a una mediazione, però per noi la direzione è esattamente quella che chiedevamo. Maurizio Gasparri, ieri non si è tenuta la cabina di regia e tanti retroscenisti scrivono non si è tenuta per evitare che si arrivasse a un strappo dentro i 5 Stelle. Oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri, se anche lì si riuscisse ad evitare lo strappo, poi comunque sarà il Parlamento a sancire la distanza di vedute. Basterà la blindatura degli emendamenti del Governo fatto in Consiglio dei Ministri, o il Parlamento rischia di diventare un Vietnam in cui il Governo può solo dare un potere di indirizzo? Ma guardi, non è che l'alternativa è l'intesa blindata, non discutibile, o il Vietnam. Io vedo un confronto libero e democratico. Guardi, io faccio il parlamentare da molto tempo. E nel passato mi ricordo che si discutevano leggi anche con decine, centinaia di emendamenti vari giorni, e la cosa non era ritenuta scandalosa.
Adesso a volte si esagera col numero degli emendamenti, ma si è esagerato negli ultimi lustri anche con l'abuso della fiducia. E quindi si fanno decreti, voti di fiducia, ma una bella discussione normale che dura una settimana in un'aula con 300, 400 emendamenti, qual è lo scandalo? Io l'ho visto, l'ho vissuto per tanti anni. Credo che la materia della giustizia, che ha dei punti di vista diversi in campo, debba dar luogo a una discussione seria, che peraltro nelle commissioni già è stata fatta. Poi crisi di governo, passaggi vari, c'è voluto un tempo di maturazione. Non mi faccio delle illusioni, quindi io non lo so se la riforma, di cui ancora non conosciamo tutti i dettagli, verrà approvata. So che nel Paese il fronte della riforma della giustizia, di cui Forza Italia e Berlusconi sono antesignani e vittime, vittime della mancata riforma e vittime dell'uso politico della giustizia, oggi, dopo gli scandali che sono successi, dopo l'abuso che tanti magistrati hanno fatto del loro ruolo, è un'urgenza di tutti. Io nel 2008 ero capogruppo del PDL al Senato e dissi che il CSM era una cloaca, me lo ricordo, molti si arrabbiarono. Sa chi mi replicò più di tutti? Il presidente dell'ANM dell'epoca, che era Palamara. Certo. Poi quando è scoppiato lo scandalo Palamara, io ho visto, detto, che stiamo parlando, Gaspari, di una materia Palamara, molto oggi complicata. Quindi, lei crede che sia giusto che di questa certo materia si occupi il Parlamento, o è giusto anche un coinvolgimento anche della cittadinanza attraverso il ricorso ai referendum? Lei, per esempio, se i referendum della Lega li ha già firmati? Io sono un organizzatore, come dirigente di Forza Italia, di questa raccolta di firme, quindi io non firmo, io faccio firmare. Martedì alle 17 in Largo Goldoni a Roma ci sarà una manifestazione di Forza Italia per dare un impulso alla raccolta di firme. Chi ci vuole raggiungere troverà un gazebo con le nostre bandiere. Quindi noi siamo antesignani della materia. È come se lei chiedesse, che ne so io, a Immobile le piace giocare a calcio, cosa le risponderebbe Immobile? Noi siamo, certo, su quei tavolini da, chiaro, prima ancora che i falegnami li fabbricassero. Quindi il referendum è uno stimolo a legiferare. Okay. Se il Parlamento decide, bene, come nel passato ce lo insegnò Pannella, allora, il referendum ieri spinge a una decisione. O il Parlamento la prende o la prende il popolo. Il nostro ospite Matteo Salvini, e su questo dice: bah, i referendum appunto sono semplicemente uno stimolo a fare di più e meglio. Sappiamo che peraltro i quesiti fuoriescono dal perimetro della riforma Cartabia. Intanto sentiamo che cosa ha detto Salvini, poi proviamo a parlarne un po'. Chi insiste senza voler ascoltare nessuno sul DDL Zan mette a rischio il governo, chi insiste sulla tassa patrimoniale mette a rischio il governo, chi insiste sullo Ius Soli mette a rischio il governo, chi chiede le firme di 60 milioni di italiani per riformare la giustizia aiutando Draghi e il ministro Cartabia rafforza il governo. Geremica, sei d'accordo? È uno stimolo o è curioso che partiti di maggioranza, Lega, Fratelli, Forza Italia, portino avanti parallelamente a una riforma complicata un'iniziativa referendaria, per quanto legittima, non siamo certo qui a negarlo. Ma insomma, è singolare, diciamo, che solo le iniziative che assume la Lega rafforzano il governo e le iniziative che assumono gli altri invece lo indeboliscono. Ma insomma, trattandosi del leader della Lega è abbastanza evidente che possa ricostruirla così. No, io non credo onestamente, diciamo, che un referendum che interviene su materie sulle quali sta intervenendo, diciamo, in queste ore il governo sia un elemento di rafforzamento dell'esecutivo. Naturalmente Salvini deve dirlo per far capire che questa non è una mossa con la quale attenta al governo, sono forse altre le mosse che mettono più in difficoltà il governo, che sono arrivate e probabilmente arriveranno anche in prospettiva, diciamo, dalla Lega. Ma insomma, a me pare inevitabile. Noi dobbiamo tenere presente che sotto l'ombrello del governo Draghi i partiti si stanno preparando a delle elezioni che sono molto delicate, quindi il fatto che debbano rimarcare, diciamo, la propria identità, le proprie posizioni, ci sta. Quello che colpisce è che, insomma, molti dei leader in campo si trovano, come dire, a recitare una parte che non è squisitamente la loro, insomma. Però vediamo poi gli sviluppi nelle prossime settimane. Io credo che il punto fondamentale sia adesso, e mi pare che il governo si stia muovendo così, stare un po' sopra le divisioni tra i partiti, cioè, certo, procedere così come ha fatto ieri la Cartabia in materia di
in materia di giustizia, così come pare che il governo voglia fare in materia di RAI, perché insomma se il governo Draghi entra nelle dispute tra i partiti, insomma temo che sia l'inizio della fine. Senaldi, se non, ammettiamo anche che i referendum siano uno stimolo all'azione del governo, ma non rischiano di acuire quelle divisioni di cui questa maggioranza non ha poi così bisogno, visto che già le occasioni per lacerarsi sono tante? Allora, io credo che il problema sia questo. Il Parlamento, a parte diciamo così, l'elemento di centrodestra, ma l'elemento giallorosso, non ha nessuna intenzione e non avrebbe avuto nessuna intenzione di riformare la giustizia, perché con questa giustizia si è attovagliato per decenni e si è trovato anche molto molto bene. Il problema è che un feticcio della sinistra, ovvero sia l'Europa, ci chiede la riforma della giustizia. Il problema della giustizia in Italia è drammatico, non da quando ce lo chiede l'Europa, ma da decenni. E questo ce lo ricorda l'Europa, ce lo ricordano i magistrati ogni volta che si radunano ogni anno travestiti per dirci come deve andare il paese. Il punto è che ce ne siamo sempre fregati e adesso c'è un, non voglio chiamarlo un ricatto economico, ma uno stimolo economico per riformare la giustizia, e questo ci è richiesto. Ci sono delle resistenze profonde da parte di chi si è attovagliato da sempre e più recentemente con i magistrati, perché i magistrati non vogliono la riforma di giustizia e non la vogliono neppure quelli che dicono che di volerla. In questo senso, se c'è un referendum che fa capire che la maggior parte degli italiani è stanca di questa giustizia, non si trova bene, non gli interessa una giustizia politicizzata, ma gli interessa una giustizia efficiente, questo può essere di aiuto alla Cartabia e diciamo così si esprimono gli italiani anche, anziché Draghi, che altrimenti sarebbe costretto un giorno a dire: signori, l'Europa ci chiede di riformare la giustizia. Non solo ci chiede, ma condiziona il pagamento degli assegni del Recovery Fund a quella riforma. Bonafè, le parole di Senaldi sono state molto dure, rappresenta quella parte politica che si è attovagliata con i magistrati per restare al governo. Ma sono opinioni di Senaldi, a me quello che mi interessa adesso sottolineare, quello che mi interessa sottolineare è come in un momento in cui la ministra Cartabia sta lavorando a una riforma della giustizia, insomma, per carità, poi il referendum è sempre un esercizio di democrazia, ma io starei attento a dire che questo referendum rafforza il governo, anche perché poi, come l'ha già detto Geremica e lo voglio ripetere anch'io, è singolare che la Lega pensi di rafforzare il governo quando sta facendo esattamente il contrario. In particolare le cito una cosa che è successa settimana scorsa, quando si decide di firmare la carta dei valori sovranisti insieme a Orban e all'Ungheria, insomma, non è che la Lega stia aiutando molto il governo Draghi, che è andato esattamente in un'altra direzione in Europa. Per cui ecco, bisogna stare molto attenti su questo. Io spero e mi auguro che il governo sia diciamo in condizioni da qui alla fine della legislatura di mettere in campo tutte quelle riforme di cui sì, come ho detto prima, ci sta chiedendo l'Europa, ma di cui il nostro paese ha un bisogno incredibile. Stiamo parlando della giustizia, ma vogliamo parlare della burocrazia, della semplificazione burocratica, con tutte le proposte che ha fatto il Partito Democratico. Insomma, ecco, la discussione è ampia e insomma spero che nei prossimi anni concretizzino tutte queste proposte. Citava l'asse dei sovranisti italiani con l'Ungheria, ci arriva proprio adesso una notizia dalla Ungheria. Entra in vigore oggi la legge anti-LGBT in Ungheria, legge, lo ricordiamo, contro cui c'è stata un'iniziativa di censura da parte di 14 leader europei e contro la quale l'Unione Europea rischia di mettere in more il pagamento dei finanziamenti per il Recovery Fund. Ma restiamo alle questioni italiane, perché in questa partita molto complicata che si apre a giorni sul voto degli emendamenti che oggi il governo varerà per la riforma della giustizia, c'è un Parlamento che continua ad essere spaccato per la legge Zan che arriva la prossima settimana al Senato. Annalisa Perla. Stiamo provando fino alla fine a riportare sulla via del dialogo, dell'ascolto e della saggezza Letta il PD. Se non vuole ascoltare noi, ascolti il Santo Padre.
Noi stiamo con l'Unione Europea, Salvini con Orban. Come si può dar credito alle loro presunte proposte di mediazione sul DDL Zan? Risponde Enrico Letta su Twitter. È solo l'inizio di un'altra lunga giornata di scontro tra le forze di maggioranza sul disegno di legge contro l'omotransfobia. La Lega starà adesso ovviamente a vedere che cosa accadrà il 13. Nel frattempo noi continuiamo la nostra opera di mediazione. Ma creare tensioni in maggioranza non è solo la questione Zan, all'orizzonte c'è la riforma della giustizia. Non credo assolutamente che il governo vada a stravolgere un impianto ben costruito dove si era raggiunto una importante riflessione con diverse forze politiche che sono tutt'oggi presenti nel governo Draghi, quindi non ci aspettiamo sorprese. Il nodo cruciale resta la prescrizione che mette in agitazione i 5 Stelle, già alle prese con i loro problemi interni che, nonostante si intraveda un riavvicinamento tra Grillo e Conte, sono ben lontani dall'essere risolti. Ministro, sulla giustizia vi sfiorerà una sintesi secondo lei? Penso che esistano ancora delle soluzioni che possono consentire di uscirne in modo consensuale, però non si può pensare a blocchi indefiniti della prescrizione come erano stati introdotti dal primo governo della legislatura. E che una mediazione sia preferibile anche sulla questione Zan, nonostante si tratti di un testo parlamentare, ne è convinto in controtendenza rispetto al suo campo politico anche Stefano Fassina. È evidente che non fa bene alla salute del governo, non fa bene alla salute della maggioranza. Sullo Zan interviene anche il sindaco di Pesaro. A Roma, ieri con l'ANCE, centinaia di altri primi cittadini in piazza per chiedere più garanzie. In Senato i voti ci sono, basta che Italia Viva voti il DDL Zan e il DDL Zan verrà approvato. Dopo l'apertura alle modifiche proposte dalla Lega, l'attenzione è tutta rivolta verso Renzi, che continua anche il duello via social con Fedez e Chiara Ferragni. Siamo sotto attacco degli influencer, dice. Io difendo la politica e a differenza dei miei colleghi non ho paura a mettermi contro chi ha 24 milioni di follower. Con Fedez ci parla se la invita a un dibattito. Poi te ne restano mille. Ma poi me ne restano mille. Allora, Federico Geremicca, il DDL Zan si tratta di una legge che riguarda i diritti civili. Normalmente per queste leggi viene lasciata libertà di coscienza nei partiti. Si tratta di una legge di iniziativa parlamentare di cui il governo si è tenuto alla larga, eppure ha avvelenato così tanto il clima nella maggioranza che secondo te potrebbe anche mettere a repentaglio quel clima di collaborazione che dovrà portare al varo delle riforme più importanti, la giustizia, ma anche il fisco, la concorrenza? Ma guarda, certamente è stato trasformato in un ostacolo complicato, insomma, questo testo di legge. Cioè non è la prima volta, peraltro, che avviene che attorno a delle questioni, insomma, si creano degli schieramenti, alla fine, insomma, non si capisce manco perché si è arrivati a uno scontro così duro, insomma. Ricordiamo la discussione sul MES, che fine ha fatto? Sembrava il punto di rimente per la politica italiana, diciamo, i grandi scontri sulla TAV. Insomma, ci sono le questioni che diventano simboliche e attorno a queste questioni si sviluppano dei bracci di ferro che in questo caso possono anche diventare pericolosi proprio in ragione della eterogeneità, diciamo, della maggioranza. Mi pare del tutto evidente che si confrontano, adesso al di là dei dettagli, due visioni del problema che non sono molto conciliabili. E l'altro elemento fondamentale è che la discussione è profondamente viziata da una totale assenza di fiducia tra i protagonisti che dovrebbero, diciamo, cercare soluzioni. Io, come Gasparri, diciamo, ricordo i dibattiti parlamentari con centinaia di emendamenti, discussioni notturne, eccetera. Non c'era niente di male, ma Gasparri ricorderà che probabilmente le condizioni politiche, soprattutto sul piano dei rapporti di fiducia personali, che badate, in politica sono una cosa molto importante, insomma, certo. Erano ben altri, c'era una precondizione perché si potesse discutere, insomma, fidandosi dell'altro. Io ricordo che la prima seria rottura sul piano della fiducia personale avvenne ai tempi del grande scontro tra Craxi e De Mita, con la staffetta che fu fatta saltare a Palazzo Chigi. Ma quello che stiamo vedendo oggi, che ne so, tra Letta e Renzi, cioè chi è che adesso può fidarsi ancora delle rassicurazioni di Letta in casa PD? Certo. Salvini è uno che si può fidare ancora di Conte e del Movimento 5 Stelle dopo quello che hanno attraversato? Cioè questo segna profondamente il dibattito politico, non è un bene e porta a falsificare anche molte delle posizioni in campo. Bonafè, il problema, dice
Geremica, è un problema di fiducia, anzi di sfiducia reciproca. Letta non si fida più di Renzi, non si può fidare di Salvini, che quella legge ha cercato di tenere ferma per troppo tempo al Senato. Ma il PD si fida del suo gruppo parlamentare al Senato? Siamo così certi che il PD sia così coriaceo nel votare quella legge con il voto segreto? Allora, senta, intanto mi faccia dire che è difficilissimo fidarsi di Salvini quando è capace di fare nello stesso giorno un'intervista per dire viva Draghi l'Europa e contestualmente firmare il manifesto dei sovranisti, quindi qui c'è un problema di fondo. Però io penso che la questione sia molto semplice, questo disegno di legge è già passato alla Camera con il voto del Partito Democratico, quindi se lei mi chiede il Partito Democratico è compatto, io le dico il Partito Democratico ha già votato con Italia Viva peraltro questo provvedimento alla Camera, per cui così come c'è stata una maggioranza in grado di farlo passare alla Camera, è evidente che se si vuole c'è la stessa maggioranza che è in grado di farlo passare al Senato. Aggiungo un elemento, la Lega non lo vuole questo provvedimento, ma anche questa non è una notizia, non è un caso certo. Infatti che ha tenuto fermo per 7 mesi questo provvedimento in commissione, quindi insomma dobbiamo uscire un po' dall'ipocrisia e dai giochetti. Noi non chiederemo voti segreti e siamo, come dire, certo. Pronti e pronti a votarlo in aula, anche perché si tratta comunque di un provvedimento importante, cioè anche su questo chiaro. Noi come Partito Democratico vogliamo difendere i valori di tolleranza e metterci in linea con l'Europa, allora. Perché lo ricordava prima, e insomma c'è qualcuno che in Europa non è propriamente... diciamo non va propriamente in questa direzione e mi riferisco certo. Chiaramente all'Ungheria e alla legge chiaro. Contro l'omosessualità che ha appena approvato. È un provvedimento importante, dice Bonafè Senaldi, però è un provvedimento sul quale si stanno misurando manovre che guardano anche oltre. Oggi nel tuo fondo in cui te la prendi con... adesso tra poco arrivo anche da lei, Gasparri. Con un Letta che è sempre più estremista, addirittura più estremista di Zingaretti, lo definisci, però fai anche riferimento a questo ritrovato asse tra i due Matteo, addirittura parlando di una Lega Viva. Ma io direi che è un parlamento gender fluid, dove ognuno ha perso i propri punti di riferimento, non si sa più chi sta a destra, chi sta a sinistra, chi sta da una parte, chi sta dall'altra. E secondo me dal fatto che è un Parlamento gender fluid dipende ovviamente la mancanza di fiducia che caratterizza i partiti fra di loro, giustamente chi si fida più di nessuno, perché prevale il tatticismo. E secondo me il tatticismo, la speculazione prevale anche sul caso della legge Zan, su tanti mischioni che si fanno. Si tira in ballo l'Ungheria, secondo me anche a sproposito, perché non si vede perché uno che non si riconosce nel PPE o nel PSE deve essere per forza antieuropeista. Questa francamente è un postulato che non ha nessuna prova. C'è un manifesto conservatore, ma i conservatori sono rappresentati in Europa. Che ci vogliono le nazioni e non l'Europa, per carità, posizione legittima. Prevede la compatibilità fra le nazioni e l'Europa. È piuttosto strano dire che l'Europa, è quello che mi sembra che lei stia dicendo, il fine dell'Europa sia l'annullamento delle nazioni, ma allora questo ditelo chiaramente la prossima volta che votate e che vi presentate. Guardi, e voi dite, noi ci annulliamo l'Italia, annulliamo questo, annulliamo quest'altro. Fermatevi un momento. Ieri diceva che bisognasse uscire dall'Europa, poi siccome c'è stato il recovery fund non l'ha potuto più dire. Chiaro, Gasparri. Allora, torno a Geremica. Non è che uno si deve fidare, uno deve fare il dibattito democratico. Io sono un parlamentare, rispetto il mandato che mi hanno dato gli elettori e su alcune vicende, il sì alle opere pubbliche, il no all'articolo 1 della legge Zan, interpreto posizioni con le quali mi sono presentato nella mia attività politica di difesa della famiglia, di difesa delle opere pubbliche e così potrei parlare di altri argomenti. Quindi non è che mi devo fidare di altri, devo sostenere le mie tesi e se sono maggioritarie avrò vinto, se saranno in minoranza avrò perso. Mi è successo tante volte di essere in minoranza, non è che ho preso il pallone e me ne sono andato dal campo di gioco. Le vicende che prima citava Geremica si sono affrontate in Parlamento. Lui forse si è scordato che sulla questione della TAV non è che è scomparsa perché ci siamo stancati, perché si votò una decisione
che sconfessò i grillini che stavano addirittura nella maggioranza, lui forse se lo ricorda, ci fu una mozione che disse certo che era una scelta ricordo, che il paese conferma Gasparri, e i lavori vanno avanti, non è? E quindi si è votato in Parlamento. No, mi faccia rispondere, no, lei se no dice che i dibattiti, io non voglio fare lezioni, certo. Ricordo i fatti, il MES. Invece io che sono stato un sostenitore del MES, il dibattito sul MES è scomparso dal momento in cui tutto si è spostato sui 200 e passa miliardi del recovery fund, una parte in prestito, una parte a fondo perduto, e quindi quella questione ha scavalcato per la sua entità e le sue modalità una discussione su alcuni miliardi del MES che in quel momento apparivano convenienti per il tasso di interesse. È ovvio che se ci sono 200 e rotti miliardi, di cui un 30% a fondo perduto, la questione si è sottovalutata del MES ed è uscita dall'agenda. La legge Zan, c'è il bicameralismo. Io sono un parlamentare, avrò diritto di fare una discussione, a me che hanno votato alla Camera mi sta benissimo, ma il Senato che cos'è? È chiuso per ferie o no? Io voglio votare e discutere. L'articolo 1 della legge Zan, che introduce l'autodichiarazione di genere, per cui io, Geremica, il conduttore, chiunque, possiamo dichiararci, al di là degli aspetti fisici e dei processi di trasformazione, appartenente all'uno o all'altro sesso, è un articolo che è più importante di una norma della Costituzione. La Costituzione ha tanti articoli importanti e ne alcuni meno importanti. Questo articolo 1 di una legge ordinaria, a mio avviso, introduce un'innovazione più rilevante di molte norme costituzionali. Avrà diritto il Senato, finché esiste, di discuterne o no? E non è entro nell'articolo 4, nell'articolo 6, se poi si saranno votato alla Camera. Questo, io quindi chiedo di discutere, io chiedo di discutere nel merito. Allora, scusi, sono secondo sei mesi che discutete, avete chiesto 170 audizioni. Mi faccia finire. No, mi fermo io, ma perché allora, in questo grande ballo del DDL Zan, di cui si discute da tempo e adesso si scoprono tutte le punti di criticità, Matteo Salvini arriva a un nuovo gesto distensivo. Annunciato una lettera aperta a tutti i colleghi parlamentari, quindi i senatori, per ascoltare gli inviti al dialogo. Non andiamo allo scontro inutilmente. Sappiamo che la posizione del Partito Democratico su questo è estremamente rigida, sappiamo invece che da parte di Renzi, che peraltro con il suo gruppo ha presentato una serie di emendamenti, il dialogo è possibile. Ma dove vogliono andare i due Matteo, al di là dello scontro su questa legge contro l'omotransfobia? Tanti dicono che siano le prove generali per la grande partita che si aprirà a febbraio, quella del Quirinale, e di questo ne vogliamo parlare adesso. Sappiamo che è molto prematuro, prendiamo la rincorsa, facciamo un piccolo tuffo nel passato per riepilogare cosa sono state le corse e le elezioni al Quirinale con questa scheda della nostra Maria Laura Cruciani. È il 15 giugno del 1978, piove sul Quirinale nonostante l'estate sia alle porte ed è il giorno in cui il presidente della Repubblica Giovanni Leone firma le sue dimissioni. Per la prima volta nella storia della Repubblica un presidente lascia il suo incarico. Quando si parla di Quirinale si entra in una dimensione in cui i pronostici sembrano contare poco, un giro di valzer, tutto sembra essere possibile. Per esempio che per un'elezione siano necessari 23 scrutini e 15 giorni, la più lunga della storia è stata proprio quella di Giovanni Leone, una figura alternativa al candidato della DC, Amintore Fanfani, entrato come presidente designato ma affossato dai franchitiratori. Quei franchitiratori che, anni dopo, nel 2013, in una sera di aprile, impedirono a Romano Prodi di diventare capo dello Stato. Nella conta dei voti a disposizione del centro-sinistra che lo aveva indicato, ne mancavano ben 101. Dopo quel fallimento, Prodi si ritira dalla corsa per il Quirinale e Bersani si dimette dalla guida del PD. È stato più facile invece eleggere Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica alla quarta votazione. Nel suo caso, anzi, il 20 aprile 2013, alla fine del settennato, è stato eletto per un secondo mandato, diventando così il primo capo dello Stato ad essere rieletto. Dopo di lui, Sergio Mattarella, presidente della Repubblica al quarto scrutinio. Nonostante i tempi relativamente brevi, però, la convergenza sul suo nome ha rappresentato per la politica un punto di rottura per quel patto del Nazareno tra Berlusconi e Renzi sulle riforme costituzionali. E così, proprio perché, quando si parla di Quirinale, tutto è possibile anche per la partita che si aprirà a febbraio, al momento le due opzioni prioritarie restano quelle di un Sergio Mattarella bis e di Mario Draghi.
Per Mattarella si tratterebbe di un mandato finalizzato a garantire l'attuale governo Draghi fino a fine legislatura nel 2023 e addirittura c'è chi dice che tutti sarebbero d'accordo su questa soluzione per poi eleggere al Colle Draghi. E ci spera anche Berlusconi. Federico Geremicca, riparto da te. Conti alla mano, un asse tra Matteo Salvini e Matteo Renzi porterebbe, permetterebbe a il centrodestra di eleggere al quarto scrutinio un proprio Presidente della Repubblica. È questo a cui punta Matteo Renzi, mettere all'angolo il PD di Letta non solo sul DDL Zan ma sulla partita cruciale dell'elezione del Capo dello Stato? Ma può darsi. Mi sembra il terreno, diciamo, meno favorevole per sperimentare, diciamo, un'alleanza che sarebbe comunque molto eccentrica. Beh, noi siamo nella condizione, diciamo, teorica, che per una volta il passaggio dell'elezione del Presidente della Repubblica potrebbe essere un passaggio tranquillo, visto che a esprimersi è un Parlamento che intanto sta sorreggendo in maniera largamente unitaria un esecutivo. Quindi, come dire, la premessa sarebbe quella della semplice possibilità di trovare un accordo tra le forze di maggioranza, diciamo, questo in un altro paese, però non in Italia. E invece paradossalmente noi andiamo incontro a quella che, a mio modo di vedere, rischia di essere l'elezione più complicata degli ultimi anni, anche più di quella di Napolitano, non solo per le grandi divisioni che ci sono tra centrodestra e centrosinistra, ma anche per il fatto che il maggior gruppo parlamentare è letteralmente spappolato. Quindi certo, io penso che i 101 franchi tiratori diventeranno, diciamo, uno scherzetto rispetto a quello che si rischia di vedere. C'è una soluzione che sarebbe la più consigliabile in questo momento, cioè quello di un congelamento fino al 2023 delle posizioni in campo. Certo. Con il Presidente della Repubblica che resta al Quirinale e il Presidente del Consiglio che resta a fare il lavoro per il quale è stato chiamato. A più riprese, a più riprese Mattarella ha detto che quell'opzione non gli interesserebbe. Vabbè, per questioni. Anche Napolitano aveva detto, insomma, poi a un certo punto c'è la forza delle cose, il vero punto è politico ed è questa ipotesi di soluzione contrasta, io credo, con gli orientamenti del centrodestra, che insomma prima o poi vuole andare alle urne per, come dire, incassare il consenso che i sondaggi gli attribuiscono. Questo metterebbe però a rischio, e attenzione, tutta la partita recovery fund, eccetera. Se poi Senaldi, tu come la vedi? Poi arrivo a alcune considerazioni con i miei politici. Io faccio questa domanda qui, no? Mattarella è del PD, Napolitano era del PD, quello precedente era comunque espresso in area PD, quello precedente ancora era sempre del PD, anche se il PD non c'era. Insomma, sono 30 anni che abbiamo il Presidente della Repubblica del PD. Adesso il PD sta al 18%, ma in realtà se gli levi Renzi sta al 12%, Che necessità c'è per il trentesimo anno di fila di avere un presidente del PD quando l'80% del paese non è l'85% del paese non è del PD? Se siamo ancora in una democrazia, un po' di alternanza, è impossibile che tutti ogni volta che ci sono ogni volta che c'è un appuntamento decisivo viene fuori che per il paese è sempre meglio avere uno del PD nei posti che contano. Diventa una barzelletta. Financo quando quello del PD dice: signori, io voglio andare a casa. Vabbè, diciamo il PD, insomma, è nato alla fine degli anni 2000, in generale PD, di area del centro-sinistra. DS, chiamiamo. È un problema loro, non mio. Se cambiate nome ogni 10 minuti, è un problema vostro, non mio. Per me sempre gli stessi siete. Purtroppo il Presidente della Repubblica non è per concessione divina, quindi si vota in Parlamento. Ma sono assolutamente d'accordo. Dopodiché è evidente che in Parlamento i numeri sono stati trovati sul Presidente della Repubblica di un certo orientamento politico. Se ne faccia una ragione. Ma magari stavolta no, fatevene una ragione voi. Ma guardi, su quello che succederà questa volta, io quello che le posso dire è che manca ancora qualche mese e vedremo che cosa succederà. Certo, è vero che c'è la destra che è forte di sondaggi, vuole andare a votare e quindi farà di tutto per avere Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica. Che il PD non sostiene.
Noi perché guardi, il PD non sostiene, non va bene Draghi. Senaldi. Noi siamo in un momento, come posso dire, talmente complicato che io penso che i prossimi mesi che ci separano dalla Presidenza della Repubblica non ci devono comunque distogliere dalle grandi questioni che dobbiamo affrontare, perché è vero che da lunedì scorso siamo senza mascherina all'aperto, ma c'è il numero di variante Delta, certo, che sta crescendo, il numero dei contagi, c'è il recovery fund da mettere a terra, ci sono le riforme da fare. Questo, diciamo, d'accordo, che... questo è tutto vero, Bonafè, però la questione di fondo che avevo affrontato anche con Geremicca è: con un Movimento 5 Stelle che è frantumato e con Italia Viva che dialoga in maniera quasi preferenziale, privilegiata con Matteo Salvini, il Partito Democratico non rischia di rimanere all'angolo e perdere un po' quel ruolo anche di perno che ha avuto nelle elezioni dei presidenti della Repubblica precedenti, del passato? Ma come le dicevo prima, io credo che mancano ancora molti mesi e che insomma tutta la questione che riguarda il Presidente della Repubblica è ancora tutta da costruire. E come le ho detto prima, non ci possiamo dimenticare che ci sono anche altre questioni molto importanti che riguardano la vita dei cittadini di tutti i giorni, su cui noi ci vogliamo concentrare. Chiaro. Arriverà anche il momento di capire come ci muoveremo sulla Presidenza della Repubblica. Però noi vogliamo continuare un po' a giocare con questa che è sicuramente una delle partite cruciali del questo fine della legislatura. Gaspari, ho bisogno di lei, perché ho bisogno della sua conoscenza, sì, storica del Parlamento e della sua conoscenza della, sì, politica. Dobbiamo però andare in pubblicità. Dopo la pubblicità proviamo a fare un nostro primo Toto Nomina al Quirinale e arrivo da lei, a tra pochissimo. Mondo Italiano. Mondo Italiano. E allora proviamo a divertirci un po' con la fantapolitica guardando alla partita più importante di questo fine di legislatura, quella dell'elezione del Capo dello Stato. Maria Laura Cruciani, dici un po' quali sono i nomi che risuonano nei corridoi dei palazzi della politica. Buongiorno Francesco, allora innanzitutto il nome che circola ormai da mesi è quello che vediamo, ovvero il nome di Mario Draghi. Ci sarebbero però una serie di questioni aperte, ovvero per eleggere Mario Draghi come Presidente della Repubblica dovrebbe necessariamente lasciare anzitempo Palazzo Chigi, il che vorrebbe elezioni anticipate. E allora circolano ancora altri nomi. Il nome successivo che andremo a vedere tra poco, eccolo qua, è Silvio Berlusconi. Sarebbe il coronamento del grande sogno della carriera politica di Berlusconi, che, almeno questo raccontano gli ultimi rumors, avrebbe già fatto una conta tra i suoi e si darebbe il 10-15% di chance di riuscita in questa corsa. In area centrosinistra invece sono parecchi i nomi che sono in campo e sono, eccoli qui, David Sassoli, Dario Franceschini, Paolo Gentiloni, Walter Veltroni e non si esclude addirittura un ritorno di Romano Prodi, che ricordiamo nel 2013 già era stato proposto e poi finì come abbiamo ampiamente raccontato, ovvero con i franchi tiratori, 101 voti che mancarono all'appello e la chiusura una situazione che sembrava praticamente fatta. Andiamo avanti, perché in area invece centrodestra ci sono anche altri nomi che si stanno facendo nelle ultime ore, quello di Pier Ferdinando Casini ed anche quello di Marcello Pera, ex presidente del Senato, 78 anni, filosofo, un nome insomma che è più sembra papabile. Ci sono anche però due donne, questo potrebbe rappresentare una vera e propria novità, perché non c'è mai stata una donna Presidente della Repubblica. Allora ecco qui Marta Cartabia, dopo essere stata la prima donna Presidente della Corte Costituzionale, potrebbe rientrare in corsa in questa partita insieme a Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ricordiamo è la Presidente del Senato. Infine, ultima slide che andiamo a vedere, eccolo qui, il nome diciamo che si fa di più probabilmente anche in ambito politico, ovvero Sergio Mattarella, l'attuale Presidente della Repubblica, per cui qualcuno vorrebbe il bis. Bene, lui nel corso degli ultimi mesi già ha detto più volte che il mandato dura 7 anni, quasi a voler ribadire di non avere nessuna intenzione di proseguire nel suo mandato, ma insomma la partita è apertissima. Manca ancora tanto tempo, Gasparri. So che tutti i partiti e i politici sono molto cauti nel fare dei nomi. Intanto le chiedo, da esperto della politica, dei nomi che abbiamo messo in rassegna, ce n'è qualcuno che più di altri può ambire al colle più alto?
Molte volte il presidente esce fuori a sorpresa. Nessuno avrebbe messo nel 78 Pertini in un elenco del genere. Nessuno avrebbe messo Mattarella nella sua elezione in un toto nomi. Se lei va a rivedere le trasmissioni ai giornali, Mattarella è uscito fuori come autorevole outsider alla fine, quindi spesso si entra, diciamo, papi e si esce cardinali. Dopodiché io faccio il seguente ragionamento. Prima Senaldi diceva, se non ho sentito male, che da 30 anni ci sono presidenti di sinistra. Senaldi da 40 anni, perché Pertini era di sinistra, Cossiga faceva parte della sinistra democristiana e poi dopo aiutò comunque governi di sinistra a nascere, il governo D'Alema quando era senatore a vita, Scalfaro è stato uno dei più ostili avversari del centrodestra e così via, altri sono rispettabili esponenti di quello che poi è nato dopo, ha ragione il nostro conduttore, il Partito Democratico. Sarebbe ora che ci fosse un po' di alternanza. Io faccio una constatazione numerica. Ha detto giustamente più di uno che il Movimento 5 Stelle, che era il primo gruppo parlamentare, è molto frantumato, insomma, quindi non so che farà. Poi c'è il voto segreto, lei se lo ricordi. Il problema non è contare i voti dei partiti. Col voto segreto Prodi fu impallinato, secondo me, non solo da quelli del PD, ma dai renziani in particolare. Dopodiché io penso che il centrodestra avrà in questa votazione, che coinvolge più di 1000 soggetti, ci sono i parlamentari che sono 630 più 320, 950, i rappresentanti delle regioni, quindi 1000 errotti. Noi avremo circa 450 di questi 1000 errotti. Noi, voglio dire, quello che Berlusconi chiama il centrodestra unito, certo. Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega e altri gruppi. Io credo che sarebbe giusto in un equilibrio democratico che il Presidente della Repubblica eletto, uomo o donna che fosse, forse una persona, se non diretta espressione di questi partiti, non sgradito all'area politica del centrodestra, che è quella più forte come blocco, che ha una sua sintonia, almeno governiamo regioni, città. Io sono contrario poi ai tecnici, ecco, leverei la, io non voterò mai la Cartabia, io non votai Ciampi, il mio partito dell'epoca votò Ciampi, io non l'ho votato dichiaratamente, quindi io non voterei la Cartabia, di cui non conosco le doti politiche, bravissima, è nata brava, ci sono quelli che sono bravi per definizione, si ricorda quella gag di Petrolini quando faceva Nerone, che gli urlavano bravo grazie, e alla fine lui non parlava e dice, vedi, quando il popolo si abitua a dirti che sei bravo pure se non dici niente. Quindi io non voterò la Cartabia, anche se il mio partito la votasse, certo. Sono per una soluzione di area politico-culturale, okay. E spero che il centrodestra una anche trovi un'altra a tempo parte, no? Di Mattarella, per consentire a Draghi di completare la legislatura, sarebbe auspicabile. Allora, le dico con schiettezza, lei mi chiede anche di dire un parere, come dire, da esperto. Parteciperò per la sesta volta all'elezione del Presidente della Repubblica, quindi ne ho viste tante. Bene, converrebbe al centrodestra, perché se è vero, secondo le previsioni, che poi possono essere smentite, che il centrodestra potrebbe, lo dico col condizionale, vincere le elezioni politiche del 2023, al centrodestra converrebbe una, come dire, conferma a termine di Mattarella per poi poter eleggere, con una possibile sua maggioranza, se mai vincesse le elezioni centrodestra, un Presidente della Repubblica a propria scelta nel 2023. Proprio questa eventualità farà sì che la proroga di Mattarella non ci sarà, perché certo. La sinistra e il PD, sapendo che rinviando di un anno, non solo Mattarella non è disponibile, ma il PD non la vorrà, perché deve andarsi a iscrivere una partita che potrebbe perdere, quando giocherà una partita in cui potrà fare la sua parte, ma il Presidente lo deve esprimere, un'area culturale politica di centrodestra. È una valutazione interessante, di cui chiedo una grossa forzatura. Un commento a Geremiche, e poi arrivo da te, Pietro Senaldi. Ma io condivido la seconda parte del ragionamento che faceva Gasparri, che si conferma, diciamo, esperto di elezioni presidenziali. Mi facevano invece un po' sorridere le differenziazioni che faceva a proposito dei nostri presidenti della Repubblica, diciamo, adesso, come dire, Cossiga è diventato un uomo della sinistra, Scalfaro è diventato un uomo della sinistra, allora ricordo al senatore Gasparri, Geremica, che Scalfaro si oppose a Berlusconi, era l'uomo, Cossiga fece nascere il governo D'Alema, se lo ricorda il governo D'Alema? Ho capito, ma era un iscritto alla Democrazia Cristiana, senatore. Ma ha fatto nascere il governo D'Alema. Però ha fatto nascere il governo D'Alema. Mattarella non è mai stato iscritto a nessun partito di sinistra.
è che Napolitano era l'esponente più di destra del Partito Comunista. No, non sono queste le considerazioni. Vabbè, che però era del Partito Comunista Napolitano. Però Napolitano era del Partito Comunista e poi del PDS, no? Mica era di destra Napolitano. Che discorso è? Gaspari, la prego, però. Io rispetto, ma è di sinistra. Lo fa lei l'elenco. Scusami, senatore, mi scusi. Lo fa lei o lo faccio io l'elenco dei presidenti della Repubblica democristiani eletti, diciamo, in questo paese? Il presidente della Repubblica è espressione di maggioranze politiche, diciamo, che si realizzano in Parlamento, diciamo. Quindi quando il centrodestra trasformerà in seggi parlamentari i consensi che gli attribuiscono i sondaggi, eleggerà il proprio presidente della Repubblica. Io non vorrei che anche lì si profilasse un problema, come dire, di classe dirigente, come sta emergendo, diciamo, in queste difficili candidature, certo, per le grandi città, insomma, però è un problema vostro. Dico, se avete i numeri lo eleggete. Io credo che sarebbe più saggio precisamente fare come diceva lei in conclusione, congelare tutto fino al 2023 e nel 2023 giocarsi, diciamo, la vera partita. Senaldi. Io... E a noi converrebbe, ma non avverrà proprio per questo. Secondo me è un... la politica dovrebbe smetterla di ragionare solo in base alle convenienze. Io credo che abbia un profilo istituzionale. Napolitano era un presidente molto politico. Mattarella si è dato un profilo più istituzionale. Io credo che uno che dice fino all'ultimo momento io non voglio rifarlo e poi lo rifà, tirato per i capelli, poi alla fine si perde anche credibilità all'istituzione. Siccome il Quirinale è un'istituzione che delle poche che ha ancora credibilità nel paese, io non mi dispiacerebbe provare a preservarla. E questo passa anche attraverso l'inquilino del Quirinale. Se per la seconda volta quello lì dice non ci sto e poi ci sta, e allora io, se fossi io da italiano, dico vabbè. Insomma, è diventato come il Parlamento il Quirinale. Ci dobbiamo fermare. Grazie. Grazie a Pietro Senaldi, a Federico Geremicca, a Maurizio Gasparri e a Simona Bonafè. Restate con noi, perché adesso parliamo dell'altra grande riforma, la riforma fiscale. Cosa cambia per le nostre tasche? Restate con noi e lo capirete. Mambo italiano. Mambo italiano. Mezzogiorno. Di nuovo in diretta con l'aria che tira estate, è il momento del TG di La 7. Luca Speciale, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a voi. Dunque nel telegiornale alle 13.30 partiremo dalla riforma della giustizia, sulla quale il Premier Draghi accelera, la porta in Consiglio dei Ministri oggi alle 17 sul tavolo del Consiglio dei Ministri, appunto gli emendamenti della Ministra della Giustizia a Cartabia, appunto alla riforma del processo penale. L'intento sia del Ministro che del Premier appunto è quello di accelerare sul taglio dei tempi dei processi per rispondere anche alle preoccupazioni e alle richieste di Bruxelles. Ricordiamo anche che questa riforma è necessaria per ottenere i soldi del Recovery Fund. Ci sono da superare le ultime resistenze, quelle del Movimento 5 Stelle sulla prescrizione, perché dell'impianto voluto dall'ex guardasigilli Bonafede resterebbe solamente una parte con questa riforma. E poi nel telegiornale andremo anche ad Haiti, perché sono stati uccisi 4 dei presunti assassini del presidente Moïse, che ieri è stato ucciso da un comando armato. Ci sono anche altri 2 arresti, si tratta di mercenari. Nel telegiornale parte verrà data come sempre anche alle notizie sportive. In questi giorni chiaramente sono molto belle per i colori azzurri. La notizia di oggi è che il Presidente della Repubblica Mattarella domenica sarà a Wembley ad assistere alla finale tra Italia e Inghilterra del campionato europeo, ma a Londra vede protagonista anche il tennis italiano con Berrettini domani in semifinale a Wimbledon. Non accadeva da 61 anni. Ci vediamo alle 13.30. Grazie Francesco. Grazie Luca Speciale. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando della riforma della giustizia che oggi alle 17 arriva in Consiglio dei Ministri. Adesso parliamo dell'altra grande riforma che il Paese attende, la riforma fiscale. L'ultimo intervento sistematico risale a 50 anni fa e poi da allora si sono accumulate tante norme, tante tasse, tante imposte che hanno reso quello fiscale un moloch di difficile comprensione. Semplificazione, abbassamento delle aliquote,
di fronte a me il nostro consulente finanziario, soprattutto consulente commercialista, fiscale. Buongiorno. Di fiducia, Gianluca Timpone. Vedo collegati il senatore Alberto Bagnai e il deputato Stefano Fassina, l'uno della Lega, l'altro di Liberi e Uguali, entrambi provengono dall'Accademia. Con loro e con Timpone cerchiamo di capire dalla Accademia, chiedo scusa, sono entrambi due economisti che vengono dalla università. Tra poco con Timpone ragioniamo di tutto, delle ipotesi in campo sulla riforma fiscale. Tra poco. Mambo italiano. Mambo italiano. Adesso c'è questa pensiero di legge di abolire l'IRAP passandola per l'IRES, che comunque bene o male tolgono da una parte e mettono dall'altra. È comunque un vantaggio perché l'IRES viene calcolata con altri parametri un po' più bassi rispetto all'IRAP, però secondo me ci sono altre cose da dover pensare. Sicuramente abbassare il costo del lavoro per permettere a noi di poter, primo, dare qualcosa in più ai dipendenti, ma senza gravare sulle aziende, senza tartassare ancora di più le aziende, perché le aziende sono già impiccate. Permettere a tutti, con il proprio codice fiscale, di poter scaricarsi il 50% dell'IVA degli acquisti che fai. Intanto elimini il nero. Lei è il titolare, ma lei è alla griglia perché manca gente. Certo, è un problema perché rispetto agli altri paesi la nostra tassazione è elevatissima, ma il problema è i dipendenti. Allora, aumentiamo lo stipendio e togliamo i redditi di cittadinanza e vedrà che le cose, ci saranno le file fuori che chiedono di lavorare, ma già abbiamo dei costi altissimi. L'ottimismo c'è perché c'è una ripresa a livello di cantieri e una boccata d'ossigeno con questa riforma ci vuole. Con i clienti esteri ci dice: ma voi siete tassati così tanto? Sì, noi siamo tassati così tanto. Allora, una defiscalizzazione è necessaria per dare proprio ossigeno alle imprese. Naturalmente tanti punti non si possono risolvere in poco tempo, no? Però la fiducia c'è. Fiducia in Draghi? Fiducia anche in Draghi, sì, sicuramente. Allora, la fiducia in Draghi sicuramente c'è, dice questa imprenditrice del Nord-Est. Che cosa sappiamo? Entro luglio il governo deve varare un decreto di legge delega sulla base anche di un corposo lavoro fatto dalle commissioni di Camera e Senato, che hanno elaborato una serie di indicazioni per una riforma complessiva del fisco. Prima di dare la parola ai politici ho bisogno dell'aiuto del nostro commercialista Gianluca Timpone per capire che cosa abbiamo in campo. Intanto una questione: se passa questa legge delega, le tasse già da quest'anno le paghiamo in maniera diversa? Beh, sicuramente no, da quest'anno le tasse comunque devono essere pagate con l'attuale sistema. Ci auguriamo che a partire dall'anno prossimo ci possa essere una modifica, però quest'anno le imposte vengono pagate con le attuali regole. Con il vecchio regime. E allora, quali sono le ipotesi in campo per arrivare a un regime fiscale nuovo? Beh, quello, l'obiettivo principale è effettivamente avere una riduzione di quelle che sono le aliquote dell'IRPEF. Oggi sappiamo benissimo che in Italia, per quanto concerne il pagamento da parte di tutti, ossia dell'IRPEF, esistono 5 scaglioni. Si va da uno scaglione fino al 23% ad uno scaglione massimo del 43%. Però dove che si, in un certo senso, stanno dedicando maggiore attenzione? A quella fascia che colpisce gran parte dei contribuenti, quella fascia media che va da 28.000 ai 55.000 euro, perché si verifica un vero e proprio scaglione, ossia si passa dall'aliquota del 27% all'aliquota del 38%, quindi si vorrebbe in un certo senso ridurre di 1-2 punti percentuale l'aliquota del 38%, anche perché nella maggior parte dei casi circa
il 60% di coloro i quali hanno un reddito superiore a 35.000 euro sono coloro i quali effettivamente, insomma, contribuiscono per la maggior parte al versamento di quella che è la relativa imposta. Detto questo, che cosa si vuole fare? Si sta in un certo senso verificando se è possibile attuare ciò che accade in Germania, ossia il cosiddetto modello tedesco. In Germania che cosa esiste? In primis esistono soltanto 4 aliquote, ma poi per ogni contribuente viene elaborato una sorta di aliquota personalizzata attraverso un vero e proprio algoritmo, ossia si analizzano quelle che sono le caratteristiche di quel determinato contribuente, si verificano se si vede se ha dei figli a carico, se ha effettuato nel frattempo delle spese, e quindi si va ad realizzare un'aliquota personalizzata. Quindi, Timpone, se ho capito bene, o si va a rivedere la configurazione delle aliquote intervenendo in particolare su quella al 38%, esattamente, quella del 38%, oppure si passa ad un sistema in cui il fisco taglia su misura l'aliquota sulla base delle caratteristiche specifiche del contribuente per quel che riguarda il reddito, ma anche per quel che riguarda tutte le altre questioni. Esattamente, viene realizzato un abito su misura per ciascun contribuente. L'unica cosa però che bisogna stare molto attenti è che nel realizzare questo algoritmo ci devono fornire tutte quelle che sono le regole per arrivare a quell'aliquota personalizzata, ossia il contribuente deve essere in grado di conoscere in che modo si va a realizzare questo algoritmo, in modo tale da variare anche quelli che sono i propri comportamenti in fase di acquisto. Allora, adesso che abbiamo le idee chiare, possiamo andare ai nostri politici, Bagnai e poi Fassina. Adesso deve scegliere anche la politica, perché poi la politica dovrà votare il disegno di legge delega. Meglio il modello tedesco o meglio intervenire su l'aliquota che colpisce il ceto medio? Bagnai. Buongiorno, grazie per l'invito. La politica è fatta di tanti pezzi. Io e il collega Fassina siamo in Parlamento, in questo momento la palla è al governo e il governo appunto dovrà proporci questo disegno di legge delega. Su quale sia il modello migliore, naturalmente c'è stato un dibattito e ci sono posizioni diverse. Voi sapete che la posizione del mio partito è per la flat tax, che fra l'altro offre fra i vari anche il beneficio di una radicale semplificazione del sistema. In questa fase politica il punto di caduta è stato trovato in una potenziale riduzione o semplificazione del numero e dell'entità delle aliquote, proprio per affrontare il tema che il dottor Timpone ha esposto benissimo, cioè lo scalone fra il 27 e il 38% nello scaglione che poi riguarda la classe media, che è poi lo scaglione che si trova a pagare di gran lunga la maggior percentuale di gettito fiscale. Rispetto a quello, credo che esista una consapevolezza di tutti, indipendentemente dagli schieramenti politici, circa il fatto di una rimodulazione delle aliquote. L'ipotesi di modello tedesco è stata considerata, come dire, meno praticabile dalla maggioranza, diciamo, delle forze politiche che sono in questa maggioranza. Però, Bagnai, giusto per intenderci, se il modello tedesco, che so che piace invece alla parte più sinistra, tra poco arrivo a Fassina, lei dice è stato considerato meno praticabile, ho capito anche bene che la flat tax rimane nel vostro programma elettorale, la applicherete se vincerete le elezioni, ma non fa parte, è stata tolta dal campo della possibile riforma fiscale che dovrebbe varare il governo Draghi. Guardi, gli interventi sul fisco, intanto lei ha detto una cosa inizialmente corretta, ma mi permetta di fare un'aggiunta. È vero che l'impostazione del nostro sistema fiscale è data ormai di 50 anni, ma ci sono stati interventi anche corposi. Dico io al posto del collega Fassina che, per esempio, anche il ministro Visco fece degli interventi abbastanza ambiziosi di riforma verso la fine l'inizio di questo secolo, ormai possiamo parlare di inizio del secolo. Quindi questo per dire che naturalmente noi adesso insisteremo per andare avanti sulla strada di una riforma che soprattutto semplifichi la vita al contribuente e, se possibile, alleggerisca anche il carico fiscale. Dopodiché, naturalmente, non è che questa è, diciamo così, una riforma tombale. La materia fiscale è sempre aperta al confronto politico e quindi... Stefano Fassina, lei per quale modello ha una preferenza?
Noi in commissione abbiamo proposto il modello tedesco perché diciamo quello che assicura una maggiore equità nel trattamento dei redditi, della tassazione dei redditi da lavoro. La commissione ha fatto una scelta e si è orientata invece verso appunto una riduzione degli scaglioni e delle aliquote, come prima ricordava il dottor Timpone. Dopodiché mi faccia dire che bisogna forse essere un po' più misurati con gli aggettivi. Non siamo di fronte a una grande riforma, siamo di fronte a interventi importanti che sostanzialmente conservano la struttura dell'attuale impianto fiscale, che come noto non è fatto solo di IRPEF, ma è fatto anche di tassazione sulle imprese, è fatto di tanta tassazione di redditi da capitale che non rientrano purtroppo, certo, in IRPEF, e questa è stata una delle ragioni che ci ha portato a non condividere il testo che è uscito dalla riforma, perché la progressività, che ricordo non è diciamo una bandierina della sinistra estrema, ma è un articolo della nostra Costituzione, certo, la progressività sia orizzontale, cioè tra redditi dello stesso importo ma che hanno fonti diverse, appunto redditi da lavoro e redditi da capitale, peggiora, come pure peggiora la progressività verticale. Quindi, certo, da questo punto di vista ci sono proposte di semplificazione, ben vengano. C'è l'intervento sulle classi medie, sui redditi IRPEF delle classi medie, rispetto al quale siamo d'accordo. C'è un grande buco, e chiudo, perché gli interventi costano 40-50 miliardi a seconda di come verranno specificati. Allora, ci arriviamo. Il testo non dice dove si recuperano queste risorse. Ecco, perché questa è la grande questione, e questa è la grande questione che poi interroga la politica rispetto proprio a quello che è il suo mandato. Prima però, visto che ragionavamo sul modello tedesco, io vorrei provare a misurarlo sul campo, questa opzione, che in questo momento sembra accantonata. Gianluca Lipoli, che vedo collegato con noi, è un imprenditore italiano che per anni ha lavorato nel campo del mercato dell'arte e da 13 anni si è trasferito a Berlino per avviare lì un'attività nel settore immobiliare. Buongiorno Gianluca. Ci aiuti, buongiorno, a capire intanto qual è stato il suo impatto con il fisco tedesco, visto che ha avuto l'esperienza di prima essere sottoposto al regime italiano e poi a quello della Germania. Allora, diciamo che la prima cosa che ho notato è il fatto che la dichiarazione dei redditi viene verificata ogni volta che viene presentata. Quindi non c'è la paura dell'accertamento fiscale, potrebbe esserci poi per eventuali errori dovuti a imperfezioni illegali, ma ogni volta che si presenta la dichiarazione c'è un signore del fisco tedesco che la controlla, la verifica e ti rimanda indietro l'ok oppure le varie variazioni che lui intende aggiungere. L'altra cosa fondamentale sono le fatture. Le fatture emesse vengono contabilizzate dal fisco tedesco solo ed esclusivamente quando vengono incassate. Okay. Quindi mi sembra, Gianluca, di capire che è un sistema forse più razionale, forse più semplice. Molto più semplice. Rispetto all'impatto, cioè la pressione del prelievo, paga meno adesso che in Germania rispetto a quanto paga in Italia, ovviamente a parità di reddito, perché leggermente meno. Leggermente di meno. E rispetto alla semplificazione di cui lei parlava, cioè, arriva a dire che un imprenditore è in grado di compilarsi la propria dichiarazione dei redditi da solo o c'è bisogno, allora, di rivolgersi a un professionista? Ovviamente, essendo di madrelingua, sicuramente sì. Io non sono di madrelingua tedesca e quindi mi devo comunque devo farmi appunto supportare da un commercialista, ma semplicemente perché è la lingua che
non aiuta in queste cose. Insomma. Un'ultima questione, Gianluca, perché lo sentivamo anche nel servizio che abbiamo girato. La questione della IVA va pagata sulle fatture emesse, come succede in Italia? No, come dicevo prima, l'IVA va pagata solo quando la fattura viene incassata. Il fisco tedesco ogni mese controlla il tuo conto corrente tramite il commercialista e se le fatture non sono state incassate non richiede l'IVA. E in Italia c'è sempre il problema di quando si incassa, ci sono pagamenti a 60, 90, talvolta anche di più. C'è lo stesso problema anche in Germania, ovviamente questo non riguarda il sistema fiscale, ma era una pura curiosità. La fattura viene considerata dal fisco tedesco solo al momento che viene incassata, quindi ovviamente non esistono le fatture a 30, 60, 90, perché le fatture sono a massimo 15 giorni. Ah, fantastico, 15 giorni. È un Eldorado la Germania, ti impone? Beh, quello che dicevo non è una vera e propria novità per quanto concerne pagare le imposte sulle fatture incassate, perché anche in Italia i professionisti pagano esclusivamente quando incassano la fattura. Forse andrebbe esteso anche alle imprese, perché molto spesso ci sono delle imprese costrette a versare anche le relative imposte a fronte di fatture non incassate. Però una cosa molto importante che è stata detta all'interno del servizio, in Germania è molto più semplice avere a che fare con il fisco, basti pensare che per la compilazione della loro dichiarazione dei redditi esistono pochi fogli di istruzione. In Italia sembra una cosa impossibile, però per poter compilare una dichiarazione dei redditi bisogna leggere 200-300 pagine di istruzione. Ed inoltre poi sul tema della semplificazione molto spesso si verificano dei casi anomali, perché spesso l'Agenzia delle Entrate, il fisco, vuole delle informazioni di cui già è a conoscenza. Un esempio su tutti, quest'anno i contribuenti dovranno indicare i contributi a fondo perduto che hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate. In pratica l'Agenzia delle Entrate chiede al contribuente l'importo che stesso loro hanno corrisposto, quindi mi sembra effettivamente che sul lato della semplificazione forse va fatto molto. Bagnai e poi Fassina, perché è così difficile semplificare il fisco in Italia? La Germania, per quello che ci raccontava l'imprenditore, sembra un modello irraggiungibile. Ma guardi, intanto c'è un, diciamo così, un convitato di pietra, un elefante nella cristalleria, non so, scegliete voi la metafora adatta, che è tutto il tema delle spese fiscali. Infatti, non vorrei usurparle il lavoro, ma sarebbe molto interessante, sinceramente, genuinamente interessante sapere dal nostro imprenditore che ha deciso di scegliere un altro paese europeo per svolgere la sua attività, come sono messi lì con il sistema delle deduzioni e delle detrazioni, in quanto che va ricordato che è principalmente quel sistema che contribuisce in modo in alcuni casi determinante ad assicurare l'effettiva progressività del sistema fiscale. In altre parole, vorrei dire, ricordo a me stesso, come dicono i politici per fingere di essere umili, che la progressività non è garantita solo dalle aliquote. Quindi in questo senso, per esempio, il tema del concentrarsi sul modello tedesco, ovvero su una progressività continua della aliquota, è un tema sicuramente importante, non voglio metterlo in secondo piano, ma il vero tema che la politica dovrebbe porre a se stessa è: si vuole intervenire con una semplificazione, non dico con una riduzione, ma con una semplificazione del sistema delle spese fiscali? La mia risposta in questo caso è che nelle condizioni politiche date, e sono d'accordo assolutamente in questo con l'onorevole Fassina, direi purtroppo no, perché occorre una maggioranza estremamente forte, estremamente coesa anche ideologicamente, per fare un intervento che fatalmente verrebbe visto da alcuni contribuenti come una lesione dei loro interessi, e quindi questo, diciamo, ci fa girare intorno a un allora, visto tempo. Che è stato... E da qui deriva anche la complicatezza, ecco, mi scusi, torno sul punto della complicazione, perché il grosso della complicazione di fare la dichiarazione dei redditi non è capire quanto guadagni e che percentuale applichi, ma entrare nel mare magnum delle deduzioni e detrazioni. Come funziona in Germania, Gianluca? Questa è una domanda abbastanza difficile per me. Io le posso dire che, da quello che ho capito, perché non sono assolutamente un tecnico, quindi... sicuramente è più facile portare in detrazione i costi legati alla società. Adesso faccio un esempio. Io so che in Italia
si può portare fino al 2% del fatturato per quanto riguarda le spese di rappresentanza. Sicuramente in Germania questo è più alto. Certo. Adesso non mi chieda chiaro la percentuale precisa, però è sicuramente più alto e più facile. Fassina, lei prima sollevava un tema: dove si prendono i soldi per finanziare questa grande riforma? Lei dice non è così grande, però l'idea di vedere diminuita la pressione per una fetta consistente di contribuenti è già una buona notizia. A un calcolo spannometrico siamo tra i 40 e i 60 miliardi, dunque dove si prendono le risorse? E dove si prendono le risorse? Appunto, nella nostra proposta, in parte redistribuendo il carico fiscale, perché temo che non possiamo permetterci 40, 50, 60 miliardi di deficit aggiuntivo ogni anno e non abbiamo anche le condizioni per tagliare di 40, 50 miliardi, di 60 miliardi la spesa corrente ogni anno, anzi diciamo abbiamo in programma anche attraverso il PNRR le conseguenze che avranno i maggiori investimenti sulle spese correnti, abbiamo in programma di aumentare le spese, quindi dove si recuperano? In parte si recuperano dal grande serbatoio dell'evasione fiscale che rimane molto consistente, una grande anomalia dell'Italia rispetto all'Unione Europea. Quando parlo di evasione fiscale intendo l'evasione più consistente, perché è là che dobbiamo intervenire. Poi ritengo che ci siano dei capitoli aggiuntivi da affrontare, e questo sì farebbe diventare grande l'intervento, che riguardano tutte le attività che avvengono attraverso il web, dove permangono condizioni drammaticamente svantaggiose. E poi c'è un altro punto. Lei dice ridistribuzione, lotta all'evasione fiscale e tassazione dei grandi colossi del web. C'è un altro punto importante. Rapidamente, poi che poi voglio sentire Bagnai. Sì, il dumping fiscale che c'è nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Eurozona, che è inaccettabile. Chiaro. Noi non possiamo continuare a far finta che sia un aspetto secondario. Competere con paesi che sono davvero paradisi fiscali, certo, ad esempio come l'Irlanda o il Lussemburgo, è inaccettabile. Chiaro. Questo fronte, Bagnai, va aperto, ci aiuti della Commissione anche l'uscita. Telegraficamente, per titoli, 40-60 miliardi, come si recuperano? Perché l'ipotesi è si abbassano le tasse ad alcuni, si alzano ad altri. Noi non siamo molto d'accordo con questo approccio, fermo restando che siamo del parere che il sistema fiscale il sistema tributario debba essere improntato a criteri di progressività, perché così dice la Costituzione, che è la nostra carta fondamentale e ad essa ovviamente noi ci adeguiamo. Intanto però mi pare che sul conto totale di 40 miliardi diciamo così, ci siamo tenuti larghi. Consideriamo che, come diceva giustamente l'imprenditore che ha aperto il primo servizio, quell'imprenditore veneto, nel caso dell'IRAP in parte il gettito viene recuperato perché l'IRAP viene trasferita su addizionali IRES, e voi direte vabbè, allora è la stessa cosa. No, non è esattamente la stessa cosa, perché l'IRAP si paga anche se l'impresa va in perdita, mentre l'IRES, certo, essendo un'imposta sui redditi, si paga solo se l'impresa guadagna. Quindi capirete che questo è un presidio contro la prociclicità delle regole fiscali che abbiamo, cioè la prociclicità significa che quando già stai male ti danno una mazzata, e questo secondo noi andrebbe evitato per favorire la resilienza, come oggi si suol dire, del tessuto economico. Allora, poi vorrei fare un'altra osservazione: noi abbiamo trovato 150 miliardi l'anno scorso, dove li abbiamo trovati? E quando la Germania fece una riforma importante del suo sistema fiscale, più esattamente contributivo, nel 2002-2003, sforò il limite del 3% del deficit.
Certo. Questo noi non ce lo ricordiamo, ma questa cosa venne giustificata dicendo che era stata fatta un'importante riforma strutturale. Il presidente Maratin ha espresso, e qui chiudo, durante i lavori della Commissione, l'idea che una parte del finanziamento di questa riforma si può anche avere rientrando meno rapidamente dallo sforamento di bilancio che si è fatto, anche perché riteniamo che se l'economia riprende a crescere, la riforma poi si finanzia da sé. Certo. Allora, ci ha raggiunto Carlo Cottarelli, lo conoscete tutti, economista, direttore dell'Osservatorio dei Punti Pubblici all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno, professore. Abbiamo bisogno di lei per raccogliere un po' i fili della nostra discussione e soprattutto per avere un suo giudizio su questo lavoro preparatorio che il Parlamento offre oggi al Governo per la legge delega. Intanto, la convince questa idea di andare a toccare lo scaglione del 38% da 28.000 a 55.000 e accantonare il modello tedesco che cuce su misura al contribuente l'aliquota che dovrà pagare? Ma direi di sì, insomma, si sa che bisogna eliminare questo grosso salto tra il secondo e il terzo scaglione, però come si dice anche nel rapporto della Commissione Maratin, una volta eliminati i salti di aliquota molto forti, poi il sistema nella sostanza non è così diverso da un sistema in cui l'aliquota media cresce lentamente col metodo tedesco. L'importante è che non ci siano grossi salti nell'aliquota marginale, perché se questo avviene in prossimità di questi salti, l'aliquota media, che è poi quello che interessa al contribuente, salta un pochino. Ecco, quindi non è necessario, per evitare questi salti, di andare al metodo tedesco, bisogna evitare che ci siano grossi salti come quello che c'è adesso tra la seconda, certo, e la terza aliquota. Detto questo, quindi questo sono d'accordo. Detto questo, questa riforma, cioè, non è una riforma enorme, ovviamente, siccome bisognava mettere insieme centrodestra e centrosinistra, si sono puntati su alcuni cambiamenti, alcuni che sono importanti. Però non è una riforma che fondamentalmente stravolge l'impianto del, certo, fisco. Non è che si passa, per esempio, alla flat tax, non è che si passa a un sistema di tassazione molto più progressiva di quello attuale. Sono, sì, operazioni, alcune importanti, però insomma, non è uno stravolgimento. Professore, e non si sa, fra l'altro, non si sa quanto costa effettivamente. Ecco, adesso poi ci arriviamo, ma lo dice con rammarico. Non c'è scritto da nessuna parte. Lo dice con rammarico, è una riforma correttiva, e invece il Paese avrebbe bisogno di una riforma sistematica del fisco. Dunque lo dico con realismo, no? con rammarico, nel senso che sapendo che non c'è niente di più politico delle tasse, è praticamente impossibile fare una riforma radicale con idee così diverse tra quelle del centrodestra e il centrosinistra. Io stesso, quando ho guidato la commissione istituita dal Comitato dei Commercialisti, dall'Associazione dei Commercialisti Italiani, un rapporto fatto qualche mese fa, abbiamo proposto cose non troppo diverse da quelle proposte nel rapporto Maratini in molti aspetti, sono aspetti di riordino, sono importanti, non è un cambiamento, certo, complessivo, però per fare un cambiamento complessivo ci vogliono delle visioni politiche, e queste sono molto diverse tra centrodestra e centrosinistra. Le chiedo un suo parere, visto che quel documento non presenta indicazioni su come andare a recuperare le risorse per abbassare le tasse, e visto che sappiamo che circa ci vogliono 10 miliardi per ogni punto percentuale di abbassamento dell'aliquota di mezzo, quella al 38%, lei dove le andrebbe a prendere le risorse? Allora, prima di tutto non sappiamo quanto costa questa riforma, perché se leggete il documento non ci sono numeri. Si dice che si deve ridurre la pressione fiscale dell'IRPEF per quella parte dei contribuenti che ha indicato. Si dice che si deve ritogliere l'IRAP, però si dice anche che questo deve essere compensato aumentando altre aliquote. Si dice che bisogna eliminare tante deduzioni, detrazioni piccole, perché però nel loro insieme sono tante, ma non si dicono quali, per cui è davvero difficile dire che costerà
20, 30, 40, 50 60, o 60 miliardi. Posto questo, siccome all'inizio si dice che la pressione in Italia, la pressione fiscale in Italia è troppo alta, se la vuoi ridurre in modo non irrilevante, per ogni punto percentuale di PIL vanno via 20 miliardi. Quindi se si vuole ridurre la pressione fiscale di 2 punti percentuali vanno via, certo, quasi 40 miliardi. E quindi sono cifre grosse. Però questo deriva da un obiettivo politico che non è scritto esplicitamente nella riforma. Io credo che sia inevitabile trovare delle fonti di finanziamento. Non credo, vista la situazione attuale, anche sul lato della spesa, nei prossimi anni, che ci sia spazio per finanziarlo in deficit, se non, come ha detto lo stesso Martin, minimamente. Faccio per dire, quella ventina di microtasse che si possono eliminare a un costo di 600-800 milioni, quella la possiamo eliminare senza... rispetto ai centinaia, quest'anno faremo un deficit 180 miliardi, quindi quella è una goccia in più, se può aggiungere. Ma la gran parte della riforma bisogna trovare delle fonti di finanziamento. Non credo sia possibile sperare che la riforma si autofinanzi da sé. Allora, fonti di finanziamento, lei dice... recuperando l'evasione, certo, fiscale, questo possa essere sufficiente. Oggi si apre a Venezia... Quindi bisogna lavorare sul lato... Il G20 è una delle proposte che arriveranno, è quella di un'imposta minima globale per le grandi multinazionali, 15%, qualcuno fa i conti, potrebbe cubare per l'Italia tra gli 8 e i 10 miliardi. Quella potrebbe essere una fonte di finanziamento immediatamente disponibile o rischia di essere qualcosa che è demandata a un'applicazione lontana? Se la fanno, sì. Che la facciano rapidamente mi sembra difficile. Ci sono prima di tutto dei problemi tecnici da risolvere. Non basta dire 15% di cosa, bisogna definire in maniera uniforme la base imponibile tra i diversi stati. Ci sono circa 200 paesi al mondo, quindi 200 diverse legislazioni fiscali che andrebbero riformate. Questo è il problema tecnico. Poi c'è il problema politico. I G7 hanno deciso qualcosa. I G20 speriamo, questa è una cosa da fare, non, certo, è che sto creando, dicendo che non va fatta, sto soltanto dicendo che è complicata, ma va fatta. I G20 speriamo che decidano la stessa cosa. E gli altri? Come si fa a convincere gli altri ad adottare le stesse regole? Come ho detto io scherzando, nel XIX secolo si mandavano le cannoniere, però adesso le cannoniere fortunatamente non si mandano più, quindi si deve fare opera di convincimento. Ma come facciamo a convincere tutti i 200 paesi del mondo quando non siamo neanche riusciti in Europa a convincere Olanda, Lussemburgo, chiaro, Ungheria, l'Irlanda? Quindi ci sta dicendo non facciamoci facili illusioni che questa imposta minima sulle multinazionali possa risolvere, certo, i problemi dell'individuazione di nuove fonti di finanziamento per la riforma fiscale. Grazie professor Cottarelli, noi ci fermiamo un momento, torniamo tra pochissimo. Grazie a voi. Tempi duri per i consumatori italiani. Da luglio il prezzo della luce crescerà del 9,9%, più 15% per il costo del gas. È una cosa orrenda aumentare adesso di questi tempi con questa pandemia che c'è stata. Le persone che non lavorano, non hanno appena i soldi per mangiare, aumentano la luce, tutti gli anni la aumentano. Ma quest'anno potevano farne a meno. Io ho una casa al mare, pago 47 euro ogni 2 mesi. E con 0 kW di consumo. Concretamente vuol dire un salasso. Con l'aumento dell'inflazione vuol dire che sono circa 387 euro in più all'anno per famiglia come costi, a causa dell'aumento delle materie prime. A me si sono alzate tantissimo nell'ultimo periodo per via del lavoro fatto a casa, smart working. Se ci sono gli aumenti di cui sta dicendo, aspetto la prossima con ansia. Quella delle bollette di luce e gas, però, non è l'unica stangata che si sta abbattendo sui consumatori italiani. Se ne sono accorti quanti hanno fatto rifornimento negli ultimi giorni. Ricordo che era 1,03 euro qualcosa, adesso siamo arrivati a 1,530, quindi sì, è aumentata di parecchio anche. La benzina, che è un bene
che tutti per forza di cose adoperiamo, chiaramente dovrebbe costare un po' di meno, dovrebbe costare di meno. In Italia la benzina è una delle più care d'Europa. Noi oggi paghiamo 1,60 euro più o meno la benzina e 1,46 euro il diesel. Vuol dire che fra costi diretti e costi indiretti gli italiani spenderanno dai 250 ai 300 euro in più. E poi torna a farsi viva l'inflazione. Il rischio è che dopo l'estate ci possa essere un generale aumento dei prezzi su prodotti alimentari e non solo. Caro Timpone, mentre ragioniamo di ipotesi di abbassamento delle tasse, abbiamo davanti a noi la realtà dell'aumento dei prezzi. La spesa dell'energia elettrica, ma soprattutto anche per quanto concerne l'aumento della benzina. Ricordiamo che quando noi facciamo il rifornimento, circa il 70% di ciò che noi paghiamo alla pompa è rappresentato da costi di tipo fiscale, quindi su ogni euro circa 70 centesimi è rappresentato da costi, diciamo, di natura fiscale, quindi anche in quel caso si dovrebbe intervenire. Diciamo che forse l'unica buona notizia in tutti questi aumenti è che in tanti, insomma, mi riferisco in particolar modo a quei pensionati che hanno una pensione al di sotto dei 13.000 euro e hanno un'età superiore a 64 anni di età, riceveranno una gratificazione da un minimo di 300 ad un massimo di 600 euro. Fassina, Timpone faceva riferimento al prelievo fiscale sulla benzina, però davanti ai nuovi rincari sulle bollette dell'energia pesa tanto anche la tassazione per le emissioni di CO2. La transizione ecologica porterà nuovi costi che si scaricheranno su i consumatori. No, non deve essere così. La transizione ecologica deve essere anche una transizione sociale, nel senso che deve migliorare le condizioni soprattutto delle famiglie che hanno meno reddito. Faccio un esempio. Noi abbiamo nel nostro sistema di tassazione incentivi a fonti di energia che consideriamo appunto nocive, che possono essere ridotti quantomeno, e stiamo parlando di diversi miliardi all'anno, e che possiamo invece utilizzare appunto per ridurre gli effetti che avvengono in una fase come questa, dove il prezzo del petrolio, delle materie prime in generale è aumentato, per fare in modo che non si scarichi sulle famiglie. Quindi va gestito questo passaggio, perché altrimenti diventa un passaggio insostenibile sul piano sociale, mentre la sostenibilità sociale, chiaro, è un vincolo altrettanto stringente dell'obiettivo ecologico. Bagnai. Ma guardi, intanto concordo con l'osservazione finale del collega Fassina. La sostenibilità sociale forse precede in qualche modo quella ambientale, nel senso che se ci ammazziamo fra noi poi l'inquinamento diventa un problema relativo. Però se permette vorrei fare due osservazioni fulminee su una cosa che è stata detta prima dal professor Cottarelli. Intanto c'è il tema destra-sinistra, non ci mettiamo d'accordo, la riforma non è ambiziosa. Voglio anche dire che dal punto di vista politico, lo capiscono tutti, non è che se va una destra forte e fa una riforma di destra o viceversa una sinistra forte e fa una riforma di sinistra abbiamo risolto, perché poi quando il panorama cambia bisognerebbe disfare la riforma. Quindi una riforma è sempre una materia di compromesso. Perché non sono indicati i costi nella proposta parlamentare? Ripeto, io aiuto, se posso, chi ci ascolta a capire che non esiste la politica, ma esiste il governo e il Parlamento. Il governo ha gli uffici perché ha i ministeri faranno le quantificazioni, il Parlamento più, certo, di tanto non è nella possibilità di fare quantificazioni così adeguate. Sul tema della della minimum tax globale del 15%, giustamente il professor Cottarelli diceva di cosa, il 15% di cosa, ma presumibilmente degli utili, ma c'è anche un altro problema, dove, cioè dove si paga, perché gli utili possono essere trasportati da un paese all'altro, dalle multinazionali, e sì, c'è anche il tema di capire dove è che la multinazionale deve essere, chiaro, tassata. Però volevo... Se le grandi... Volevo avere il suo parere rispetto all'impatto che su i nostri consumi, partendo anche dal caso specifico delle bollette, può avere una tassazione che tutti ritengono
sacrosanta, quella della, legata alle emissioni della CO2. Peraltro l'impatto è già stato contenuto dal governo, se no avrebbe avuto una, avrebbe portato a rincari ancora più alti. Noi abbiamo affrontato questo tema nel nostro atto di indirizzo e abbiamo cercato di orientarlo nel senso di incentivare chi inquina di meno anziché punire chi inquina di più, per il semplice motivo che molto spesso chi inquina di più appartiene già a categorie fragili. Basta pensare, insomma, che l'auto ibrida o l'auto elettrica non può necessariamente permettersela a una persona che appartiene agli scaglioni più bassi di reddito. Quindi il senso è questo. In generale sono un po' preoccupato, e non sono il solo, verso certi obiettivi molto ambiziosi e molto ideologici di abbattimento delle emissioni, che mi sembra che in generale, per quanto siano lodevoli, non vanno esattamente negli interessi del nostro sistema industriale e neanche dei nostri consumatori. E ti pone, le tasse ambientali rischiano di essere un problema per il rilancio dei consumi? Beh, in realtà effettivamente ogni qualvolta c'è un'imposta da pagare per beneficiare di qualsiasi tipo di servizio, questo impatta anche sul modo in cui il consumatore si affaccia nel porre in essere quel determinato acquisto. Effettivamente molto spesso un incremento di tassazione può avere un effetto, deleterio rispetto alle stesse casse dello Stato, perché disincentiva le persone ad acquistare. Tant'è vero che prima si parlava della cosiddetta abolizione delle microtasse. Il superbollo, che è una microtassa, spesso ha un effetto, diciamo, distorsivo rispetto al comportamento da parte del consumatore, perché magari noi ci manteniamo al di sotto di una certa cilindrata per evitare di pagare, certo, quella determinata tassa in più. Ricordiamo che anche il superbollo rientra tra il novero di quelle microtasse che dovrebbero essere eliminate. Consideri che il superbollo comporta un incremento nelle tasse dello Stato di circa 130 milioni all'anno, quindi poca roba rispetto, diciamo, all'ammontare totale di quelli ai che numeri sono che abbiamo fiscali, fatto in questa trasmissione. Grazie a Gianluca, grazie Timpone, a Stefano Fassina e ad Alberto Bagnai. Ci fermiamo un momento, ritorniamo tra pochissimo, restate con noi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Eccoci di nuovo in diretta, le 13, è il momento delle previsioni meteo. Paolo Sottocorona, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie. Oggi abbiamo diversi fronti. Uno è quello che va dalla Sardegna alle regioni centrali. Questa mattina molte nuvole, come ci si aspettava, abbastanza compatte. Stanno perdendo consistenza, danno ancora qualche debole pioggia, ma lì finisce. Poi c'è in realtà un fronte intermedio, che è quello del Mar Ligure, dove è segnato anche qualche temporale. E poi la parte alpina, questa mattina sul Piemonte, sui confini con la Svizzera, con molti temporali, precipitazioni molto abbondanti. Questo è il riassunto, diciamo, della previsione per oggi, che già in qualche modo, diciamo, si è verificata. Vedete le piogge deboli sulle zone del centro, sul Tirreno, e quelle molto forti sulle zone di nord-ovest. Tenete conto che forse un poco si attenuano già, ma sicuramente si spostano verso est. Ma la possibilità di qualche pioggia c'è anche in pianura, sulle zone del nord. Domani già questa situazione si attenua molto, le piogge queste al centro, vedete, scendono verso il sud, molto deboli, gran parte sono sul mare. Sul nord-est ancora qualche fenomeno intenso, qualche pioggia c'è ancora sull'alta Lombardia, sul Trentino Alto Adige, però ormai deboli, per arrivare alla giornata di sabato in cui restano solo piccolissime tracce, quindi tutto ritorna più stabile. Un calo delle temperature inevitabile al nord in queste prossime ore, ma recupereranno abbastanza velocemente. La foto di oggi ce la manda Costantino da Santa Fiora, siamo in provincia di Grosseto, con questo accostamento fra le nuvole e questi fiori bianchi, sembrano batuffoli di cotone tutti e due. Grazie a Paolo Sottocorona, benvenuto. Matteo Bassetti, direttore della clinica delle malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Professore, abbiamo bisogno della sua scienza perché ancora una volta ci troviamo un po' smarriti davanti a indicazioni contrastanti che ci arrivano. Da giorni leggiamo raccogliamo messaggi rassicuranti rispetto alla variante Delta, lo ha fatto il presidente dell'AIFA Giorgio Palù,
non c'è da preoccuparsi, non c'è nessun impatto o un impatto significativo sugli ospedali. Lo ha fatto Sergio Abrignani del CTS qui da noi, che l'altro giorno è arrivato a dire che la variante Delta in una popolazione sempre più vaccinata è poco più che un'influenza. Questa mattina arriva un report dell'OMS che avvisa l'Europa e, sulla scorta di un'indagine condotta proprio in Scozia, dice che c'è un rischio reale che la variante Delta possa avere un impatto sugli ospedali, quindi casi gravi e ricoveri. Ci aiuti a risolvere questa contraddizione? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie come sempre dell'invito. Allora, la variante Delta è destinata a diventare predominante. Io vedevo sulla vostra lavagna che oggi rappresenta il 22% nel nostro paese, e qualunque cosa noi faremo da qui ai prossimi due mesi, comunque a fine agosto o ai primi di settembre, la variante Delta prenderà il posto di tutte le altre varianti e quindi sarà predominante. Quindi è uno scenario inevitabile di fronte al quale ci troveremo. Ora, qual è il problema? I dati che arrivano dall'Inghilterra, ma che arrivano dalla Scozia, ma che arrivano anche da Israele, ieri ci dicono che i vaccini funzionano. In che modo funzionano? In Israele si è detto che si è avuto un calo di circa il 30% della protezione per quello che riguarda i contagi. Ma noi dobbiamo sempre guardare a che cosa? Ai contagi o alle persone che hanno la forma grave e vanno in ospedale e che muoiono? Io credo che noi dobbiamo guardare a questa parte, cioè alla capacità che il vaccino ha di prevenire le forme più gravi. Allora, per quanto riguarda la prevenzione delle forme gravi, siamo vicini al 100% in chi ha ricevuto due dosi di vaccino, sia con i vaccini mRNA che con i vaccini a vettore virale. Poi è chiaro che bisognerà comunque porre grande attenzione, perché è evidente che noi non arriveremo ad avere il 100% della popolazione vaccinata, perché ci sarà chi non può vaccinarsi, ci sarà chi non vuole vaccinarsi, ahimè, e quindi è evidente che avremo dei casi nel prossimo autunno, ma il numero di casi che avremo e il numero di ospedalizzazioni che avremo sarà direttamente o inversamente, se vuole dire, proporzionale a quante persone riusciremo a mettere in sicurezza con due dosi di vaccino. Il vaccino funziona su tutte le varianti, vi compresa la variante Delta. Non mi piace che si faccia del terrorismo, anche perché, come giustamente ha detto lei, un po' perché la fanno persone più giovani, un po' perché questa variante, le forme da Covid, da variante Delta, le fanno le persone vaccinate, è una forma di un raffreddore rinforzato. Questo dice... dicono i lavori scientifici, non è che Bassetti ha detto, certo, o Abrignani ha detto che è un raffreddore, no, viene proprio definito common cold in inglese vuol dire comune raffreddore. Allora, perché c'è, chiaro, mal di gola, scarico nasale, febbre, astenia, classici sintomi che non avevamo visto. Quindi, in una prima fase con il coronavirus, perché ricordiamoci, l'avevamo visto delle polmoniti, della perdita di gusto e della perdita di olfatto. Visto che siamo stati tutti più o meno protagonisti due sere fa dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sulla Spagna, e abbiamo visto quanto è successo ieri tra i tifosi dell'Inghilterra, lei crede che insomma, questi assembramenti, queste manifestazioni anche di entusiasmo, possiamo viverle con minore preoccupazione di qualche tempo fa? Io credo di sì, perché vede il contesto epidemiologico in cui siamo oggi. Noi abbiamo in Italia un'incidenza che è inferiore a 10 casi per 100.000 abitanti, quindi siamo, per la definizione europea, un paese in area verde, diciamo. Quindi è chiaro che un rischio minimo c'è, ma è un rischio calcolato, per cui, voglio dire, noi continuiamo ad avere in Italia alcune misure, la mascherina all'aperto per fortuna l'abbiamo abbandonata. È evidente, certo, che se vado su un treno, se vado su un aeroplano, se vado su un bus, è bene che mi metta la mascherina, ma queste sono misure di buon senso. Io credo che ragionevolmente un rischio c'è, perché rischio zero non esiste, ma credo che sia un rischio ragionato e calcolato. Professore, parliamo di una cosa che sta a cuore a milioni di famiglie italiane, la ripresa della scuola.
Sembra che il CTS abbia non un orientamento univoco per quel che riguarda la vaccinazione dei dodicenni. C'è chi dice, e figliuolo in quella direzione, vacciniamo tutti il prima possibile, altri che invece seguono il modello della Germania, che al momento ha limitato la vaccinazione dei minorenni sopra i 12 anni solo ai casi fragili e con patologie. Lei cosa crede sia meglio fare? Vaccinare tutti i ragazzi o procedere con prudenza? Guardi, io sono solito dare l'esempio e procedere con i fatti. Io ho due figli, uno di 12 e uno di 16 anni, e due settimane fa li ho vaccinati senza nessun dubbio. E quindi questo è il mio messaggio. Io credo che i ragazzi abbiano diritto di tornare in una scuola più sicura e soprattutto hanno diritto di tornare in una scuola in presenza, perché negli ultimi due anni la scuola è stata una scuola a singhiozzo, dove hanno avuto la DAD, che non è scuola. È evidente che per far sì che tutto questo avvenga bisogna avere una scuola sicura dove ci sono docenti da una parte vaccinati e dall'altra parte ragazzi vaccinati. È chiaro che questo è quello verso il quale noi dobbiamo tendere. Poi ragioneremo cosa succederà a settembre, quanti saranno i ragazzi nelle scuole vaccinate, cosa sarà la circolazione del virus, ed evidentemente a quel punto la politica dovrà prendere una posizione. Faremo delle classi fatte di soggetti vaccinati e di docenti vaccinati, oppure si farà la soluzione dove ci saranno in presenza i vaccinati e magari in didattica a distanza i non vaccinati? Io credo che sia in qualche modo una riflessione che deve fare la politica. Certo. Noi medici non possiamo che dire che... Però mi che sembra di capire dalle indicazioni che lei ci sta dando rispetto all'ipotesi che prospetta è che anche lei ci andrebbe cauto sull'obbligo vaccinale per i ragazzi. Ma io guardi, l'obbligo vaccinale rimane sempre l'estrema ratio. Noi dovremmo provare a fare quello che stiamo facendo, cioè un'attività di moral suasion, cioè dobbiamo dire alle persone: guardate che dovete vaccinarvi perché l'unico modo per combattere in qualche modo i virus e le sue varianti è il vaccino. Dopodiché io credo che sia giusto che nelle classi italiane in presenza ci sia il più alto numero possibile di vaccinati. Certo. Se ci riusciremo con questa attività, ben venga. Diversamente poi la scelta spetta al ministro della scuola, cioè il ministro dell'istruzione. Bene, facciamo delle classi dove ci accontentiamo di avere tre studenti su quattro vaccinati e li facciamo andare in presenza, e magari i non vaccinati gli mettiamo la mascherina, oppure è un rischio e quindi in un momento di alta circolazione del virus è bene che chi non è vaccinato abbia per esempio una lezione a distanza. Questo evidentemente spetta alla politica. Io dico da medico che vorrei avere delle classi al 100% vaccinate. Certo. Poi come arrivarci spetta la politica. Ovviamente i protagonisti della scuola sono i ragazzi, ma sono anche gli insegnanti, il personale che nella scuola lavora. Mancano ancora oltre 200.000 persone da vaccinare. Anche per loro non si espone rispetto alla necessità di introdurre un obbligo vaccinale, professore? Ma guardi, io ho visto delle scene nella scuola negli ultimi due anni da parte dei docenti che oggi veramente rimango basito dal fatto che ci siano 200.000 professori non vaccinati. Ho visto professori andare a scuola tra un poco la maschera da sub, avevano la mascherina, la sopramaschera, i guanti, il camice tra un po', e oggi hanno la possibilità di avere uno strumento che li protegge veramente e protegge i loro ragazzi. E allora io non capisco perché da una parte prima con delle misure che hanno funzionato, ma era un po' come andare con la clava e con la pietra nelle classi, oggi hanno la possibilità di avere dei missili a disposizione che sono i vaccini e non si vaccinano. Io sono francamente basito da questo atteggiamento culturale italiano che francamente non mi aspettavo. Ecco, io così tanta reticenza, così tanta avversione nei confronti dei vaccini non mi aspettavo di trovare nel nostro paese. È evidente che c'è una responsabilità forte di tipo culturale, ma io credo che ci sia una fortissima responsabilità anche politica. Fondamentalmente credo che i partiti tutti dovrebbero prendere una posizione netta e chiara e dirlo ai loro elettori da che parte stanno relativamente ai vaccini. Oggi c'è un ondivaghismo sui vaccini da parte della politica inaccettabile.
Certo, lei crede quindi che da parte della politica o almeno da una parte della classe dirigente del nostro paese ci sia stato un atteggiamento troppo scettico nei riguardi dei vaccini, professore? Guardi, io credo che da parte di una certa politica, come diceva Winston Churchill, gli uomini di Stato si dividono in due categorie, quelli che pensano alle generazioni future e sono uomini di Stato e quelli che pensano alle elezioni. Oppure nel nostro paese quelli che pensano ai sondaggi e che è ancora peggio. Io credo che oggi un'attività di promozione della vaccinazione e di una posizione netta per i vaccini voglia dire classificare una forza politica che fa il bene del suo paese verso una forza politica che fa il bene unicamente dei propri interessi elettorali. Dopodiché lei ha fatto da sempre una grande battaglia contro coloro che non si vaccinano, questo le ha costato anche tante minacce, vive sotto protezione e qualche giorno fa ha lanciato una proposta, il lockdown facciamolo solo per i Novax. Era solo una provocazione o ritiene che si possa davvero limitare la circolazione e la libertà per chi sceglie di non vaccinarsi? Ma guardi, era certamente una provocazione nel momento in cui ho sentito dire da qualcuno che a ottobre ci saranno nuovi lockdown e ci saranno nuove restrizioni. È evidente che con le vaccinazioni questo non dovrebbe avvenire, le abbiamo fatte, le stiamo facendo proprio per evitare di tornare, di vedere un film già visto, cioè le chiusure dei ristoranti, dei bar, degli stadi, di tutto quello che oggi stiamo piano piano riassaporando. Ed è evidente che io penso che ci siamo dimenticati di dove siamo passati quando sento che c'è un 25% di italiani non vaccinati. Allora, se però ci saranno da avere delle restrizioni, io credo che bisognerà fare delle restrizioni settoriali, ovvero noi abbiamo oggi la possibilità di viaggiare in Europa attraverso il Green Pass, che è vaccinazione, precedente infezione, oppure avere sviluppato gli anticorpi, oppure il tampone. Bene. Io credo che le attività, se ci sarà una ripresa dei contagi, dovranno evidentemente venire declinate dal Green Pass. Non è niente di strano di quello che in qualche professore, modo lei ci sta dicendo che magari con un ritorno a una circolazione più ampia, con il Green Pass diventa il lasciapassare per andare a teatro, per andare al ristorante, per andare nei concerti, per andare al cinema. Questo potrebbe essere un modo anche per convincere anche i più resistenti a vaccinarsi. Ma guardi, io questo è evidentemente una semplice proposta di un semplicissimo medico. Poi è evidente che anche su questo la politica e il governo devono secondo me prendere una scelta definitiva, ovviamente, che sarà una scelta ragionevolmente dinamica basandosi su cosa succederà con i numeri. È chiaro che se l'RT dovesse iniziare a correre nuovamente perché c'è una circolazione di virus, magari a ottobre, a novembre, è chiaro che lì bisognerà prendere una decisione. Cosa facciamo? Ci sarà bisogno di fare delle restrizioni per tutta la popolazione oppure ci sarà bisogno di utilizzare per esempio il Green Pass? Questo è evidentemente una scelta, come sempre, che spetta unicamente alla politica. Allora, la fermo, noi dobbiamo andare in pubblicità, so che lei deve correre in aeroporto, per cui noi ci prendiamo una brevissima pausa. Tornate tra un po'. Grazie di nuovo, buona giornata. Grazie a lei. Eccoci di nuovo qua, mi fanno segno che ci siamo diffusi troppo con il professor Bassetti e il nostro tempo a disposizione è finito, per cui non mi resta che dare la linea al telegiornale e rinnovarvi l'appuntamento per domani, come sempre alle 11 con L'aria che tira estate. Vi aspetto.